di cosa sia stata la prima guerra mondiale è complicato. Questa è un'altra cosa. Troppe informazioni. Troppe date. Tutti noi. E forse aspetta farlo a qualcuno che la conosca più di noi. Di sicuro non si può raccontare quel massacro in un'ora di spettacolo. E poi se questa storia vi interessa, ho scritto libri straordinari. Ma questo? Parole lasciate lì, da chi quella guerra l'ha vissuta. Parole che racconti, quello che i testi di storia lasciano solo intravedere. Nel primo anno di guerra, il fronte italiano era costituito da una linea che congiungeva il lago di Garda con Gorizia, passandolo per l'altopiano di Asiago, i monti della Carnia e del Cadore, fino all'altopiano della Baizizza, i monti San Michele e Sabotino. Risolto. Nonostante non mancassero i volontari, la grandissima maggioranza dei militari fu costituita da quelli della leva obbligatoria. Ragazzi chiamati a servire il paese con un fucile sulle spalle. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte. Foglia appena nata. Nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo, presente alla sua fragilità. Fratelli! Albatros sta cadendo! Là, messo il posto di qui!
paura. Utilizzando il tempo e lo spazio. Il suo rombo, il rombo dei rombi, passa proprio sopra la mia testa. Grido al sergente guardatore. Qualcuno dopo l'altro. I guardatori cadono tutti. Nessuno di loro. Arrivo ai ritrovati nemici. Avanti! Ripeteva il sergente. Ritorno ferito. Avanti, ritrovati. Il generale è cieco. I soldati del battaglione si guardano terrorizzati. Se se ne è caduto. Ora di loro. Il colonnello si è lasciato al generale. E il ritorno.